Il caso di DJ Fabo, andato a morire in Svizzera sul lago di Zurigo con il suicidio assistito, continua a dividere l'Italia. Enrico Mentana ha preso nettamente le distanze dalle pantomime che in queste ore vediamo in scenare dei nostri politici e nell'edizione serale del TG La 7 del 28 febbraio ha scelto di censurare qualsiasi dichiarazione in merito alla vicenda di Fabiano Antoniani, morto, lo ricordiamo, a 39 anni dopo un incidente in auto che lo rese cieco e tetraplegico. La vicenda terrena di DJ Fabo si è conclusa questa mattina, ha ricordato nel notiziario, si è conclusa nel modo che lui aveva voluto, cioè con un suicidio assistito. Ma questo non ha chiuso, prosegue Mentana, le polemiche politiche. Questa sera però non ve ne leggeremo nessuna perché probabilmente meritano questo. La politica, ha proseguito il direttore del TG La 7, ha fatto finta di non vedere, come ha fatto finta di non vedere 8 anni fa dalla vicenda di Eluana Englaro. E proprio in quella notte del febbraio 2009 Mentana si dimise lasciando l'incarico di direttore del TG5 perché Mediaset aveva preferito mandare in onda una puntata del Grande Fratello piuttosto che uno speciale di approfondimento sul caso Eluana. Il giornalista ha colto inoltre l'occasione di ribadire le sue idee sui social dove ha dichiarato: nel febbraio di 8 anni fa, quando morì la Englaro, il Parlamento stava discutendo freneticamente su una legge per il fine vita. Morta Eluana, tutto si fermò. Volete legiferare su eutanasie e casi estremi? Fatelo seriamente, tuona Mentana, e non sulla spinta di titoloni per poi dimenticarvene quando le notizie scompaiono.